nuovo raduno Alfa Romeo al Mac Drive di San Donà di Piave. Formula invariata rispetto allo scorso anno, ma con alcune interessanti novità. Una delle novità di quest'anno è l'intervento di alcuni partecipanti, che ci hanno lasciato alcune informazioni e aneddoti riguardo i propri veicoli. Questa è l'ultima versione Spider, è la quarta versione. È stata prodotta nel 1992, è a iniezione e catalizzata. È stata chiamata impropriamente Duetto, in quanto nel 1996 l'Alfa Romeo ha prodotto un esemplare che si chiamava Duetto, però in seguito a una controversia con una nota azienda di brioche, di merendine, questo nome è stato interrotto nello stesso anno. Di lì la macchina è sempre stata chiamata Alfa Romeo Spider o Alfa Romeo Spider Veloce. Questo è l'ultimo modello che è stato prodotto. Ciao, questa è una Giulia, Romeo Giulia, ce l'ho da 5 anni, è del 76, questo è l'ultimo modello, che è l'ultimo modello della Super, è stato fatto dal 74 al 77, è un 1003, 88 cavalli, da me è restaurata completamente, anche interni, tappezzeria, eccetera. Sono qui con la mia macchina, una Alfetta GT del 75, da molti dichiarata come una delle ultime vere coupé dell'Alfa Romeo. Bellissima manifestazione, complimenti all'organizzazione per questa manifestazione, anche per scopo benefico che serve, insomma. I fondi raccolti sono stati devoluti alla fondazione Ronald McDonald per una giornata non solo di passione, ma anche di beneficenza. Sono Squarcina Federico, responsabile del Alfa Veneto. Oggi siamo venuti qua per la seconda volta insieme al McDonald's per organizzare l'evento in beneficenza per la fondazione dell'infanzia Ronald McDonald. Tutti i soldi che verranno messi e raccolti oggi verranno donati in beneficenza alla fondazione. Devo ringraziare direttamente la compagnia ducale che ci ha fornito la bicicletta Alfa Romeo per la fondazione Ronald McDonald, e martedì la porteremo a Milano direttamente alla fondazione. Benvenuti a tutti quanti, questo è il secondo raduno Alfa per la fondazione Ronald. La prima casa Ronald è stata costruita a San Giovanni Rotondo, in vicinanza di un ospedale pediatrico, e praticamente fornisce assistenza e pernottamento alle famiglie che hanno bambini ricoverati negli ospedali pediatrici. Lunga degenza, quindi possono stare fin tanto che il bambino ha finito le cure, non devono pagare nulla perché tutto quello che viene fornito dalla casa è dato dalla raccolta che ogni giorno nei 500 oltre ristoranti in Italia vengono fatti dalle cassettine che voi trovate vicino alle casse.
Ora partiamo con sponsor, che grazie a loro questo evento non sarebbe possibile. Quindi abbiamo delle targhe di ringraziamento. Ringraziamo anche Compagnia Ducale con la bicicletta offerta in beneficenza per la fondazione. Per tutti i partecipanti, la pergamena vi ringraziarvi della vostra presenza, senza la quale sarebbe stato possibile fare niente. Quest'anno abbiamo fatto dei calendari, sono piccoli calendari da tavolo, e uno dei primi calendari volevo consegnarlo a Andrea come rappresentanza del McDonald's di San Donato. Grazie. Ma sentiamo ora Andrea e Riccardo in merito alla giornata appena trascorsa. Tantissimi partecipanti, tantissima passione, sempre di più e sempre meglio organizzati. È stata dura quest'anno, ma i risultati si sono visti. Che dici? Condivido pienamente la passione, il divertimento, l'armonia che c'è, ma soprattutto lo scopo, quello che ci interessa a noi, è aiutare in questo momento le famiglie. Volevamo ringraziarvi tutti quanti, io, Riccardo e Andrea, purtroppo Nicandro, il nostro collaboratore, è a casa malato. Sato e noi per la prossima volta vi auguriamo un buon Natale e buone feste e un buon anno, e auguriamo buone feste anche all'associazione e a tutte le famiglie che hanno bisogno in questo momento di un appoggio. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Abbiamo fatto la nostra parte e continueremo a sostenerla nei prossimi eventi.